Ehi la ciurma, io sono Mazzetesse e benvenuti in questo nuovo tutorial di Mount & Blade Bannerlord. Oggi parleremo dei companion e di come scegliere i migliori companion da mantenere nel proprio party, nel proprio clan. Allora, intanto devo dirvi che i companion sono molto molto importanti. Se venite da Warband o da Mount & Blade in generale, sapete quanto possono essere importanti per migliorare le condizioni del proprio party, del nostro truppa, insomma. Perché possiamo designare a loro delle determinate caratteristiche, dei determinati aspetti su cui possiamo risparmiare dei punti di skill. Ah, intanto andiamo a vedere un attimo nella sezione clan. Come potete vedere, io adesso ho un companion, che è uno scelto a caso praticamente. Possiamo dargli un ruolo all'interno del clan, per cui adesso di base è nessuno, però possiamo cambiarlo in Scout, Engineer, Quartermaster e Surgeon. Ognuno di questi avrà un focus differente e in più gli aumenterà il tot di punti esperienza che prenderà per quell'abilità, perché lui starà tutto il tempo a fare quell'abilità, quindi si svilupperà di meno nelle altre, ma in quelle diventerà davvero un portento. Per cui in questo caso, se noi lo mettessimo a fare Surgeon, vuol dire che lui provvederà a curare le truppe. Quindi questa è una cosa molto importante se uno avesse una qualità medica molto alta. In questo caso lui fa schifissimo in medicina, quindi non è il caso. Non è neanche bravo in roguery, non è bravo in cavolo di niente. Come scout però potrebbe essere buono. No, vero anche quello. Engineer è scarso pure. Engineer è questo qua. Mentre invece Quartermaster dovrebbe essere questa qua come skill, perché non c'è una skill Quartermaster, penso che sia legata alla gestione delle città. Detto questo, allora parliamo dell'enciclopedia. Probabilmente sarete capitati nell'enciclopedia di Bannerlord per caso. Ci sono alcuni modi in cui si può accedere all'enciclopedia, per esempio cliccando col tasto destro sul nostro bel faccione. No, non qua. Neanche qua. Qua. Qua a sinistra, scusate. Apre quella che è l'enciclopedia. Andando indietro delle cose. Altro modo è per esempio andando nelle truppe nostre o cliccando sul nome di qualcuno. Con le truppe invece è il tasto destro per entrare dentro l'enciclopedia. Mentre invece nelle quest, per esempio, prendiamone una in cui c'è il nome di qualcuno, no, non c'è il nome di nessuno qua, Radagos. Cliccando su Radagos ci apre la sua pagina dell'enciclopedia. C'è invece un modo per entrare all'enciclopedia che è molto più semplice ed è premere il tasto N da tastiera. N da tastiera ci apre direttamente l'enciclopedia, in questo caso la riapre su Radagos perché avevo aperto a Radagos prima. Questa è la pagina, la home dell'enciclopedia, se non apriamo niente ci apre questa cosa qua, in cui possiamo sapere un sacco di cose di quello che circonda Bannerlord. Possiamo avere delle informazioni sugli accampamenti, in cui ci dice, ecco, per esempio, che questo villaggio qua ha queste caratteristiche qua, ci sono questi personaggi, possiamo mettere già direttamente il track e ce lo segna sulla mappa, come potete vedere, e via dicendo. Ci sono tantissime cose da andare a imparare qua. Ma adesso parliamo dei nostri companion. Li trovate sotto Heroes, dividete per Wanderer come occupazione. E questa qua è la lista di tutti i companion che sono possibili in Bannerlord. Come vedete è una lista abbastanza nutrita, saranno una ventina di personaggi. E se voi cliccate sul loro nome, vedete uno il loro bel faccione qua e tutte le informazioni possibili e immaginabili. Per esempio, sappiamo che qua è onesta, è valorosa. E però è crudele. Oltre a questo, ci dice tutte le loro skill, anche se non le abbiamo mai incontrati. Per cui sappiamo che lei, Agna, per esempio, è bravissima a combattere a due mani, perché 200 è un livello davvero, 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 davvero molto alto. Quindi, volessimo cercare qualcuno che combatta al nostro fianco, lei è un ottimo personaggio, perché ha buon riding e athletic. Ha ottimi two-handed e one-handed, anche molto molto buono pole arm, ed è buono comunque in tutte le altre arti anche a distanza.
non a livello come era avvicinato, però 105 è comunque un signor livello, soprattutto partendo. Oltre a questo, scusate, vabbè, adesso ne apriamo un altro caso, come potete vedere qua le skill sono diverse, per cui è meno brava dell'altra, però ha anche 60 di roguery. Ci dice delle informazioni, tipo, l'ultima volta è stata vista Ficaon, oggi. Quindi se noi clicchiamo su Ficaon e ce la mettiamo sulla nostra mappa, andiamo a Ficaon e potremmo trovarla. In più qua dice, per esempio, che ha vinto il torneo ad Amitatis, il 17 di autunno nel 1084. Se noi clicchiamo su Ficaon e andiamo a Ficaon, il discorso qual è? Che Ficaon non è dietro l'angolo la maggior parte delle volte quando noi cerchiamo un companion o qualcun altro. Per cui il tempo che andiamo in là, quelli che hanno giocato a Mount & Blade in precedenza lo sapranno meglio di me, il personaggio molto probabilmente non ci starà più, perché mentre noi ci spostiamo si sposta anche lei. Per cui ci dirà che è da un'altra parte. Il consiglio che vi do è che man mano che vi spostate continuate a controllare l'enciclopedia, tanto premendo N riapre sempre la stessa pagina sua e dirà che ne so, non è più a Ficon, ma è stata vista da un'altra parte. Per cui andiamo insomma a rintracciarla in questo modo. Una volta che siamo arrivati a quel punto, allora, noi facciamo finta che stiamo cercando un altro personaggio che so di trovare qua, che aspetta, vediamo se lo trovo qua nella lista. No, qua adesso devo fare di nuovo il Valir the Fish. Valir the Fish dice che è stato visto a Sibir. No, allora non è lui. Chi è che era che avevo visto qua dentro? Era qualcosa The Fish, però, ne sono sicuro. Ah no, perché ce ne sono di più. Lorik, Lasvak. Lorik o Lasvak? Ovviamente l'altro. Lorik, Canbastet. È stato visto a Canbastet oggi. È un po' di tutto, diciamo, non è niente di eccellente. Ci sono dei companion molto più forti che potete trovare, come per esempio, appunto, per la medicina ce n'è una che si chiama The Healer, che è molto molto brava in medicina. Però noi, appunto, facciamo finta che vogliamo scegliere proprio lui. Una volta che arrivate davanti alla città, prima di entrare, fate una cosa, fate un salvataggio. Facciamo un salvataggio, lo chiamiamo Fish. Fish. Ho la S che non funziona in questa tastiera, purtroppo. Devo cambiarla. Perché? Allora, questo è un po' uno save scamming, però vi dirò la motivazione tra poco. Allora, noi andiamo nel distretto della taverna. Ogni volta che andiamo nel distretto della taverna, qua ci indicherà il nostro personaggio e possiamo così direttamente andare nella taverna a parlare con lui. Aspettiamo solo un attimo il caricamento, tempi permettendo. Allora, lui ci spiegherà tutto un discorso di come sta, come è messo, qual è la sua backstory e ci chiederà un tot di soldi. In questo caso ci va molto bene perché 692 forse è il minimo che possono chiedere. Detto fatto, Lorik è nel nostro party, adesso usciamo. Sempre caricamenti permettendo. E guardiamo un attimo adesso nel nostro clan, il nostro Lorik. No, guardiamolo qua. Come potete vedere, qua abbiamo, lui ha 7 di vigore, 5 di control, 1 di endurance, 5 di cunning e 0 e 0 di social e intelligence. Ok? Ricordiamoci tutto questo. 7, 5, 1, 5, 0, 0. E le altre caratteristiche sono come era scritto effettivamente. Allora, carichiamo il nostro fish.
i tempi tecnici, diciamo, chiamiamoli tecnici. Purtroppo ho un computer in questo caso che non è il mio computer vero a causa isolamento da Covid-19, per cui non ho possibilità di editarli questi video, per cui dobbiamo sorbirci insieme questo piccolo caricamento. Siamo tornati qua nella situazione precedente, andiamo di nuovo Tavern District, andiamo di nuovo a parlare con Lorik the Fish. Fish? Lorik the Fish? Lorik the Fish. Un altro caricamento, tanto per capire. Sempre 6,92. Usciamo. E non doveva andare così. Facciamo un altro caricamento allora. Il discorso qual è? Il discorso è che quelli vengono generati randomicamente la prima volta che tu vai a parlarci. Per cui, se non ci abbiamo mai parlato, quello là ancora non è nulla, non ha degli attributi assegnati. In questo caso è rimasto identico nelle due situazioni. Ci ha chiesto lo stesso numero di soldi, aveva lo stesso equipaggiamento e aveva lo stesso numero di attributi. Mentre invece, teoricamente, cambiando situazione, allora io qua sono in un salvataggio in cui ancora non sono mai andato nella taverna là. Ci spostiamo rapidamente. Speriamo, cioè, rapidamente fino a un certo punto. Proviamo di nuovo il discorso. Trade. Sì, no, non era trade, scusate. Tavern District, Lorik the Fish. A meno che non sia entrato nell'hotfix. Però lo vedo di nuovo uguale. E mi chiede di nuovo lo stesso numero di soldi. Nulla, mi sa che è un super fail questo, eh. Sì, perché ha le stesse identiche caratteristiche. E niente, in genere mi era capitato che invece qua cambiassero gli attributi. Quindi nel dubbio fate un tentativo voi, quando per caso dovete cercare un companion, provate questa tecnica, se per caso ve lo ritrovate uguale, boh, niente, non funziona il discorso. Forse hanno fissato qualcosa. Boh. Detto questo, ultima cosa che c'è da sapere sui nostri companion è che di base sono praticamente senza quasi equipaggiamento. Dovremmo dare loro dei cavalli se vogliamo tenerli a cavallo, delle armature migliori, delle armi migliori e provvedere insomma al fatto che restino vivi. Soprattutto se avete scelto la modalità del permadeath, cioè il fatto che i personaggi possano effettivamente morire, perché se possono morire, ciao un companion e sarà eliminato per sempre dalla faccia della terra. A meno che non sfruttiate il clan per fare un party separato in cui lo assegnate a un. Lo componete solo con i vostri companion e lo tenete tranquillo senza farlo partecipare alla battaglia, ecco. Io in questo caso non posso farlo perché il mio livello non lo permette ancora del clan. Però appunto è un'altra possibilità per tenerli tranquilli, soprattutto quelli che magari sono scarsi perché sono degli abili medici, ma a combattere non sono validi. Detto questo, io spero di essere stato abbastanza chiaro con questo tutorial. Se avete delle altre domande o se volete commentare qualcosa su cosa ho sbagliato o su cosa avrei potuto dire e non ho detto, scrivetele qua sotto nei commenti. Io vi invito a iscrivervi se per caso foste interessati ad altri video sugli argomenti di Mount & Blade Bannerlord. Ciao a tutti, grazie per la visione e la pazienza e buona giornata.